siamo abituati a vederlo nei panni del simpatico nerd che sopporta Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, ma questa volta Johnny Galecki interpreta un personaggio più drammatico, un professore che si chiama Gabriel e che cerca di combattere la scia di morte seminata da Samara, la bambina nel pozzo che tanti sogni ha turbato con i film The Ring 1 e 2. A pochi giorni dall'uscita di The Ring 3 è proprio Galecki a spiegare, in un'intervista diffusa su YouTube da Universal Pictures, i dettagli della trama di questo nuovo capitolo. Come già detto, lui interpreta un professore di biologia che cerca di sconfiggere con la scienza il male seminato da Samara, interrompendo in qualche modo la serie di morte. Come qualcuno ricorderà, infatti, per sfuggire alla morte dopo aver visto il video di Samara bastava farlo vedere a qualcun altro e trasferire così la maledizione. L'idea di Gabriel è quella di creare lunghe code di morti annunciate mentre cerca un sistema per rendere la cassetta inoffensiva. Galecki ha anche spiegato come, conoscendo la storia di Samara, sia facile e spaventoso solidarizzare con lei e con la sua rabbia. The Ring 3, diretto da Francisco Javier Gutierrez, sarà nelle sale il 16 marzo. Nel cast anche Matilda Lutz, la Barbara di Fuori Classe, ma l'abbiamo vista anche in L'ultima ruota del carro, L'estate addosso e altri, e Alex Roy. Matilda interpreta Giulia, una ragazza che si preoccupa per l'ossessione che il suo fidanzato sta sviluppando verso un'antica credenza legata ad un filmato e a una maledizione. Alla fine Giulia si sacrificherà per lui e scoprirà l'orrore di Samara.